Allora, oggi inizieremo a discutere l'analisi dei circuiti elettrici rimuovendo l'ipotesi di stazionarietà. Quindi finora abbiamo trattato cosa accade in un circuito elettrico quando consideriamo correnti e tensioni costanti nel tempo. Quindi per noi il tempo non era un parametro di cui tenere conto finora. Ovviamente sapete bene che in condizioni di funzionamento reale è impossibile ipotizzare correnti e tensioni costanti. Anche i circuiti, come vedremo, stazionari, cioè circuiti alimentati da generatori costanti nel tempo, avranno pur sempre un istante di accensione, un istante di spegnimento. Quindi se andate a guardare l'evoluzione nel tempo di qualunque grandezza non sarà mai una costante. Su questo ci torneremo. Allora, se introduciamo la variabile tempo, cosa cambierà? Se introduciamo la variabile tempo, le grandezze di riferimento per i vari bipoli continuano ad essere funzioni scalari, solo che saranno funzioni scalari del tempo. E quindi avremo una corrente di T, una I di T, una V di T, tutto quello che abbiamo detto finora non cambia in termini di proprietà, solo che le proprietà che abbiamo chiesto valgono per ogni T. Quindi le proprietà che caratterizzano il bipolo, corrente univoca, tensione univoca, caratteristiche, eccetera, eccetera, dovranno essere adesso declinate istante per istante. Da questo punto di vista, le grandezze che abbiamo visto non cambiano dal punto di vista della formulazione, quindi una volta nota la coppia corrente-tensione, per esempio possiamo calcolarci la potenza assorbita, che sarà a questo punto una funzione del tempo, una V di T per I di T con questa scelta dei versi. Mentre finora avevamo potenza assorbita 10 watt, potenza assorbita 100 watt, adesso avremo potenza assorbita che avrà il suo andamento nel tempo. Del resto, se ci pensate, è esattamente quello che accade a casa nostra. Se vado a conteggiare nell'arco delle 24 ore l'andamento della potenza assorbita, ovviamente la potenza assorbita, se questo è 0,24, di notte sarà ai minimi, avrete probabilmente lasciato acceso solo il frigorifero o poco altro, poi ci sarà, che ne so, un picco la mattina, poi uscite di casa, poi c'è un picco quando rientrate, eccetera, eccetera, e poi torna giù. Cioè ci saranno delle distribuzioni sicuramente irregolari, una funzione del genere che descrive l'assorbimento in termini di potenza, ad esempio, di un'utenza domestica. Bene, con riferimento a segnali variabili del tempo è utile introdurre anche il concetto di energia, non che non lo sia anche nel caso stazionario, ma come vi farò vedere nel caso stazionario è banale. Cos'è l'energia? E così completiamo il quadro delle grandezze elettriche di interesse. Per definizione l'energia è l'integrale della potenza del tempo, quindi se io ho la potenza istante per istante, l'energia calcolata da un istante T1 fino a un istante T2 sarà per definizione l'integrale della potenza. Questo ovviamente vale sempre, nel senso che questo è il legame energia-potenza, e potrebbe essere l'energia termica legata alla potenza termica, l'energia meccanica legata alla potenza meccanica, l'energia elettrica legata alla potenza elettrica. Quindi è un legame universale. Quindi cos'è l'energia? È l'integrale della potenza, quindi come voi ben sapete la potete vedere come l'area sottesa a questa curva. Se volete per esempio calcolare quanta energia avete assorbito nell'arco delle 24 ore. Ovviamente se l'energia è l'integrale della potenza, la potenza è la derivata dell'energia. E quindi c'è il legame inverso, P di T sarà derivata
nel tempo dell'energia, ovviamente. Ovviamente nel caso stazionario tutto diventa semplice, perché se nel caso stazionario date a calcolare l'energia, l'energia non è altro che il prodotto potenza per il tempo, perché nel caso stazionario, se P di T diventa una costante, nel caso stazionario che abbiamo appena studiato, allora l'energia non è altro che P per delta T. Prendete la potenza moltiplicata per l'intervallo di assorbimento, altrimenti dovete fare l'integrale. Ok? Chi è che fa l'integrale di P di T a casa nostra? Un dispositivo che si chiama contatore. Il contatore fa proprio questo: istante per istante integra la potenza che stiamo assorbendo e dai kilowatt fornisce i kilowattora, che è unità di misura dell'energia, kilowatt ora. Vi ricorda anche nel modo con cui l'avete pronunciata che è prodotto potenza tempo. Quello che noi paghiamo in bolletta non sono i kilowatt, sono i kilowattora, cioè noi paghiamo la fornitura di energia, non di potenza, e neanche di corrente. Comunemente si dice vado a pagare la bolletta della corrente, no, andiamo a pagare la bolletta dell'energia. Questa è la quantità che noi paghiamo. Quindi in realtà l'unità di misura nel sistema internazionale è il joule o joule, se vi piace più la pronuncia francese. Tuttavia in ambito elettrico è molto utilizzato il kilowattora, però ricordiamoci che non è l'unità normalizzata, l'unità normalizzata è il joule. Quindi l'energia si ottiene integrando la potenza. La potenza cosa vi dà? Vi dà il ritmo di variazione nel tempo dell'energia. Quindi i nostri contatori conteggiano quanta energia abbiamo consumato dal 1 di gennaio al 28 di febbraio e ci fanno pagare, il fornitore ci farà pagare questo consumo. Tuttavia c'è un limite alla potenza che potete erogare, cioè il limite contrattuale, che poi è anche legato ad aspetti tecnici, non è solo legato ad aspetti economici, attualmente tipicamente, a meno di situazioni particolari, nelle nostre case è di 3 kW, più un 10% si può arrivare a 3.3, il che significa che l'Enel o chi per esso vi consente di assorbire qualunque energia, ma la potenza, cioè la velocità nel tempo con cui assorbite quell'energia, deve essere contenuta. Cioè la derivata di questa funzione non può superare quel valore imposto, altrimenti c'è un distacco. Ok? Che significa che a parità di energia io ho più potenza? Una macchina più potente rispetto a una macchina meno potente, a parità di massa. Se una macchina parte e deve raggiungere 100 km all'ora, sono due macchine con la stessa massa, avrà raggiunto la stessa energia, un mezzo MV4. Quindi l'energia finale sarà la stessa, ma se la potenza è maggiore, l'intervallo necessario sarà molto più piccolo. E quindi la Ferrari ci metterà 3 secondi, la mia macchina ci metterà 15. Ma non è una competizione sull'energia, ma sulla potenza. Bene, torniamo a noi. Quindi, quando io studio i circuiti stazionari, voglio calcolarmi l'energia, è molto semplice. Conosco la potenza, moltiplico per l'intervallo e ottengo energia. Quando invece ho circuiti in condizioni dinamiche, la prima cosa che salta agli occhi è che la potenza, la tensione e la corrente sono funzioni del tempo, la potenza e funzione del tempo, l'energia si otterrà integrando questa funzione. Benissimo, quando si va in condizioni dinamiche ci dobbiamo porre il problema di vedere intanto cosa accade ai bipoli che conosciamo e poi, come vedremo, dovremo introdurre nuovi bipoli che portano in conto effetti elettromagnetici che in condizioni stazionarie non si vedono, ma
come appena lasciamo evolvere nel tempo tensioni e correnti, nascono questi fenomeni, che si chiamano fenomeni di induzione, su cui poi torneremo nella seconda parte del corso. Allora, un resistore in condizioni dinamiche è caratterizzato, se è un resistore lineare, è caratterizzato dalla stessa caratteristica. Quindi VDT uguale R per IDT, non cambia nulla. Resistore lineare. Quello che potrebbe accadere in un resistore lineare è questo. Potrebbe accadere che la sua resistenza sia variabile nel tempo. Nel qual caso noi avremmo VDT uguale RDT per IDT. Vedete, il legame è ancora lineare. Ok? Ma il fattore di proporzionalità cambia istante per istante. Questo quando accade, per esempio? Può accadere, per esempio, quando un conduttore si riscalda, perché riscaldandosi la sua resistività aumenta e quindi aumenta la sua resistenza. Quindi si comporta peggio dal punto di vista del conduttore. E quindi, se voglio portare in conto questa deriva termica, devo utilizzare un modello in cui la R è dipendente dal tempo. Noi utilizzeremo questo modello qua, quindi considereremo situazioni in cui i parametri sono tempo invarianti. Tenete però conto che ci possono essere situazioni di interesse applicativo in cui gli stessi parametri cambiano nel tempo. Quindi noi ci riferiremo a un resistore tempo invariante. Se il resistore è tempo invariante, non cambia nulla dall'aver introdotto la variabile temporale. Perché? Perché se adesso risolvo un circuito con due resistori tempo invarianti, pilotato non da un generatore stazionario, ma da un generatore la cui evoluzione nel tempo cambia. Immaginate di alimentarlo, per esempio, così, con un generatore che abbia questa evoluzione temporale, una sorta di rampa, e poi si assesta un valore. Ok? Quindi la dinamica, l'evoluzione temporale è introdotta solo dal generatore. I resistori sono due bipoli la cui resistenza è costante nel tempo. In realtà, dal punto di vista dell'analisi di questo circuito, non cambia nulla rispetto a quello che abbiamo visto con i circuiti stazionari. Perché? Perché se adesso andassi a risolvere il circuito, troverei una corrente IDT che è uguale ad EDT diviso R1 più R2, e troverei, per esempio, se volessi la tensione V2, la V2 DT che sarebbe R2 fratto R1 più R2 EDT. Ok? Quindi, se volessi andare a vedere la corrente, la corrente avrebbe questo andamento, cioè seguirebbe esattamente lo stesso andamento della tensione impressa, e istante per istante la reazione che c'è tra corrente e tensione impressa è la stessa che troverei in condizioni stazionarie. Cioè, in pratica, non cambia nulla rispetto a quanto ci siamo già detti in condizioni stazionarie. L'unica differenza è che in condizioni stazionarie EDT assumeva un solo valore e quindi avevate una sola soluzione. In condizioni di evoluzione dinamica EDT istante per istante cambia il suo valore, e la IDT istante per istante sarà E diviso la somma delle resistenze. Ok?
Questo tipo di comportamento da parte del bipolo resistore si indica con l'aggettivo adinamico. Adinamico significa che quello che accade all'istante T dipende solo da quello, la soluzione su questo bipolo all'istante T dipende esclusivamente da quello che accade in quell'istante. Vedremo immediatamente fra poco un bipolo che invece non si comporta così. Cosa voglio dire? Se vado a calcolarmi la corrente in questo istante in cui E di T vale E maiuscolo, la corrente sarà E diviso R1 più R2. Questo risultato qui non dipende da quello che è successo qui in un istante precedente o da quello che è successo qui. La soluzione all'istante T dipende dal valore, esclusivamente dal valore della E all'istante T. Quindi la soluzione è una foto a quell'istante, ha dinamico, non ha memoria, non si ricorda l'istante precedente dove eravamo. E quindi il tempo per questi circuiti non è una vera variabile, è un parametro. Noi potremmo risolvere il circuito considerando una E costante e poi nella soluzione finale sostituire la E costante con la E di T e non cambierebbe nulla. Quando è che cambiano le cose? Quando introduciamo dei bipoli, i cosiddetti bipoli dinamici. I bipoli dinamici dal punto di vista circuitale introducono un modello di una realtà che, come vi dicevo, si verifica quando le grandezze elettriche hanno derivata diversa da zero, cioè cambiano nel tempo. Sono fenomeni cosiddetti di induzione. Il primo bipolo che vi presenterò infatti si chiama induttore. Il bipolo induttore ha questo simbolo delle spire. Il simbolo ricorda il modo con cui poi noi lo realizzeremo fisicamente. Questo bipolo se andate a scegliere la convenzione normale dell'utilizzatore impone una caratteristica che non lega più tensione a corrente ma lega la tensione alla derivata della corrente. La sua caratteristica infatti è V di T uguale L dei suddetti, dove L è un parametro detto induttanza magnetica come vedremo sarà legata agli effetti del campo magnetico prodotto dalla corrente che circola in questo oggetto, si misura nel sistema internazionale in Henry, H maiuscolo. Quindi, stavolta il legame è sempre lineare, perché come sapete la derivata è un operatore lineare. Ma non è un legame algebrico, è un legame differenziale, cioè lega una funzione con la derivata di un'altra funzione, non più con un'altra funzione. Quindi la natura è di linearità, si conserva. Quello che si perde è la cosiddetta algebricità. Su questo torneremo. Perché questo bipolo si chiama è dinamico? Lo possiamo mettere in evidenza in maniera molto più evidente se invece di utilizzare la sua caratteristica V invertiamo questa caratteristica. Se V uguale a L di su dt, la corrente sarà la primitiva di chi? Di V su L. Per ottenere la corrente devo invertire l'operatore derivata. Come si inverte l'operatore derivata? Con un integrale. E quindi chi sarà la I di T? La I di T sarà l'integrale
un certo istante t0 a t arbitrario, istante iniziale ce lo devo mettere, di chi? Di v di tau su l in d tau, più i calcolato all'istante t0. Quindi vedete, ho invertito l'operatore derivata, questo qua rappresenta la primitiva di V su L, ovviamente ci devo mettere anche il valore all'istante iniziale, potete facilmente convincervi di questa relazione andando a scrivere questa integrale, se scrivete questa integrale sapendo che la primitiva di questa roba qui è la corrente, questo sarebbe integrale tra t0 e t, quindi dovreste scrivere i dt meno i t0 uguale a questa roba qui, qui t0 lo porto a secondo me. Cosa ci dice questa relazione? Adesso, a differenza del resistore, non è più vero che la grandezza tensione a un istante dipende dalla corrente allo stesso istante e viceversa. Perché? Proprio dalla seconda formulazione, quella integrale, vi accorgete che adesso per conoscere la corrente che circola in induttore a un istante t non mi basta sapere quanto vale la tensione a quell'istante come per il resistore, ma devo conoscere tutta la tensione da un istante iniziale generico fino all'istante di interesse. Non solo, devo anche sapere all'istante iniziale quanto valeva la corrente, quindi devo avere due informazioni: uno, da quale livello di corrente sono partito; due, da quell'istante lì fino all'istante attuale cosa è successo alla tensione. Quindi per un induttore sapere qual è il livello di corrente non è una informazione che possiamo rilevare andando a fotografare il circuito in quell'istante senza sapere cosa è accaduto prima. Questi bipoli, come vedremo, rappresentano in maniera semplice dal punto di vista circuitale dei dispositivi in cui è possibile immagazzinare informazioni sotto forma di energia. È un modo molto semplice, per esempio, per descrivere quello che accade nelle memorie magnetiche, negli hard disk, nei nastri, cioè rappresenta la situazione in cui l'oggetto, il bipolo, come si dice, conserva memoria di quello che è accaduto, dello stato. Poi su questo ci torneremo. Il resistore non conserva alcuna memoria, perché se prendo un resistore da 10 ohm e gli faccio passare 2 ampere mi dà 20 volt, punto, indipendentemente da quello che è successo un istante prima. Invece l'induttore mi restituisce una corrente che può cambiare anche se io in quell'istante gli sto dando la stessa tensione, semplicemente perché la sua storia pregressa è stata diversa. Quindi i bipoli dinamici da questo punto di vista conservano memoria. Questo poi lo vedremo all'opera nei casi applicativi che studieremo. Bene, sull'induttore, ovviamente sull'induttore così come tutti gli altri bipoli, la caratteristica si scrive col segno coerente con la convenzione, quindi questo segno qui si riferisce alla convenzione normale. Un induttore con la convenzione del generatore avrebbe caratteristica V uguale meno L dei suddetti. Bene, cos'altro si può dire su questi signori? Se volessi calcolarmi l'energia di questi assorbita da questi induttori, bene, l'energia da un istante T1 a un istante T2 per definizione sarà l'integrale nel tempo della potenza assorbita, che a sua volta con questa convenzione è V di T per i dt. A questo punto posso sostituire la caratteristica dell'induttore ottenendo T1 T2 V di T L dv su dt in dt.
Bene, questa forma mi consente di mettere in evidenza abbastanza facilmente la primitiva di questa integrale, perché converrete con me che quello che c'è sotto l'integrale lo posso scrivere come derivata di, scusate, stavo facendo il condensatore, è la V che va sostituita, quindi avrete I di T L di su dt, ok? Stavo dicendo, converrete con me che questo, che tutto ciò che è l'integrando di questa integrale, lo potete scrivere come a sua volta la derivata della funzione 1 mezzo li 4. Se fate la derivata di un mezzo li quadro, derivata della potenza, vi viene 2li per di su dt. Quindi il 2 va via con l'un mezzo e vi ritrovate esattamente questo, i dt per li primo. Ovviamente messa in questa forma, l'integrale ci dà un risultato semplicissimo. Sto facendo l'integrale della derivata, quindi stiamo facendo semplicemente l'operazione di calcolare questo in T2 e sottrargli il suo valore nell'istante iniziale. Vedete? La potenza, per questi bipoli, la potete esprimere come derivata di una funzione che dipende solo dal quadrato della corrente e dall'induttanza. Ed è una funzione che istante per istante vi dà il livello di energia a cui si è portato questo induttore. E quindi l'energia in un intervallo T1 o T2 dipende alla fine solo dalla differenza che assume questa funzione in T2, istante finale, meno il valore iniziale. Vedete? Questo cosa significa? Significa che l'energia assorbita dall'induttore, che passi da una corrente di 10 ampere a uno di 100 ampere, dipende esclusivamente dal livello di corrente iniziale e dal livello di corrente finale. Non dipende da come siete passati da 10 a 100. Questo è un punto molto importante. In altre parole, noi potremmo introdurre una funzione energia, questa è l'energia definita in un intervallo. Noi possiamo introdurre una funzione energia definita istante per istante. Chiaramente lo possiamo fare con un trucchetto, possiamo definire, che ne so, l'energia dell'induttore U con L all'istante T, per definizione potremmo chiamarla come l'energia assorbita da un istante T0 a T, dove T0 è fisso. Può essere meno infinito, può essere zero, quello che volete. Ok? In questo modo uno dei due estremi viene fissato, si fa riferimento ad un tempo iniziale e la funzione diventa funzione solo di t. Ok? Ovviamente l'arbitrarietà di questo riferimento è assolutamente, non è assolutamente un problema, perché di questa funzione non ci interessa il valore assoluto, ma la sua differenza. E quindi qualunque sia il suo valore iniziale, facendo la differenza viene cancellata questa arbitrarietà. Allora, se io introduco questa funzione, io sto dicendo semplicemente che l'energia assorbita da questo induttore nell'intervallo T1 o T2 è la differenza del valore che assumeva questa energia U con L all'istante, il valore assunto all'istante finale meno quello assunto all'istante iniziale. Questo significa che qualunque sia l'evoluzione nel tempo della corrente, io potrei avere questa situazione. Potrei avere una situazione in cui la corrente passa, che ne so, dal livello, all'istante T1, passa dal livello I1, all'istante T2, anzi, facciamo un grafico più decente. Analizziamo per bene questo risultato. Se io
vado a vedere l'evoluzione nel tempo della corrente, potrei avere questa situazione. Immaginate che all'istante T1, istante iniziale, il mio livello sia I con 1. Immaginate che all'istante T2 io raggiungo il livello I con 2. Immaginate che la corrente salga in questo modo nel tempo, come una rampa. Mi chiedo quanto è stato l'assorbimento in questo intervallo di energia. Bene, il risultato che vi ho appena dato ci dice che l'assorbimento sarà nient'altro che la funzione energia nell'istante T2 meno la funzione energia nell'istante T1, dove la funzione energia è un mezzo LI4. Quindi, poiché l'energia assorbita non dipende da come ci siete arrivati, ma semplicemente dal valore iniziale e finale della corrente, io assorbirei la stessa energia se facessi questo, o se facessi questo. Qualunque evoluzione della corrente nel tempo che all'istante T1 vada da I1 per raggiungere il livello I2 all'istante T2 mi darebbe sempre lo stesso assorbimento. In altre parole, la corrente definisce lo stato energetico di questo bipolo. E infatti si chiama grandezza di stato. Dove avete visto le grandezze di stato? Se avete studiato un po' di termodinamica, lì ci sono le grandezze di stato, ma anche in altre, dove, non so, avete studiato l'entalpia, l'entropia, ci sono grandezze che il cui integrale si può calcolare conoscendo il punto iniziale e il punto finale, senza che questo dipenda dalla traiettoria che avete utilizzato nei piani termodinamici. Un esempio che sicuramente è più familiare a tutti: se vado a calcolare l'energia potenziale che acquista un oggetto per il fatto di essere stato lanciato in aria, da chi dipende? Dalla traiettoria o semplicemente dal dislivello? Dipende solo dal dislivello. Se una macchina sale lungo una pendenza del 10%, o 45%, o 60%, l'energia potenziale che acquista dipende solo dal livello iniziale, dal livello finale, e non da come ci siete arrivati. Ok? Anche in questo, in quel caso si introdurrà un concetto di potenziale. Su questo torneremo. Qua stiamo dicendo che se conosco in un certo istante la corrente associata ad un induttore, conosco il suo livello energetico. Bene, l'induttore, vedete, nel momento in cui la sua corrente cresce, assorbe energia. Questo bilancio è, mi dà un segno più, quindi l'energia assorbita è positiva. Ma che succede se adesso io l'induttore lo riporto alla corrente iniziale, alla I con 1, in un istante T3? Succederà che se adesso vado a calcolare l'energia, questo è il delta U in quell'intervallo, se adesso vado a calcolare delta U nell'altro intervallo, mi ritroverò un segno negativo. Quindi ha perso energia. In questo intervallo si è caricato, quindi ha acquisito energia, e quindi la sua potenza assorbita è positiva. Vi ricordo che la potenza è la derivata, quindi questo è un tratto crescente, la potenza è positiva. Nella fase di scarica l'induttore sta cedendo energia verso l'esterno e quindi il segno della sua derivata è negativo, è decrescente. Quindi in questo intervallo si comporta
Qui si comporta come un bipolo che assorbe potenza. Qui si comporta come un bipolo che eroga potenza. E quindi la domanda è, allora questo induttore che cos'è? È un elemento attivo o passivo secondo la nostra classificazione? Sembrerebbe attivo, in realtà è passivo. Perché? Seguitemi. La definizione di bipolo passivo che abbiamo dato vale solo per i bipoli adinamici. Cioè, ricordate, abbiamo finora chiamato passivo un bipolo che in qualunque condizione di funzionamento non può che assorbire potenza. Al limite nulla, ma non potrà mai erogare. E questi erano i resistori. Quando voi ampliate il campo delle possibilità, includendo i bipoli dinamici, questa definizione non va più bene. La definizione di passività non si dà più sulla potenza ma sull'energia. Il bipolo, qual è la differenza tra questo bipolo e un generatore? Vediamo un processo di carica e scarica completo. Immaginate che la I con 1 sia 0, quindi partiamo da una situazione di induttore, come si dice, a riposo. Se parto da zero, la sua energia iniziale è zero. Dopodiché gli fate fare quello che volete e arrivate a un livello I maiuscolo. In questo istante T1 l'energia sarà un mezzo LI4. Dopodiché da T1 lo scarichiamo. Poi vedremo come si fa tecnicamente a caricare e a scaricare. Immaginate una cosa del genere. All'istante T2 si è completamente scaricato. Bene, se andate a guardare l'energia, cosa farà? Crescerà la U, questa funzione UL di T uguale un mezzo LI4, ha un tratto crescente e quindi potenza assorbita positiva, e poi a un tratto decrescente, potenza assorbita negativa, cioè potenza erogata positiva. Si carica, quando si carica funziona tra virgolette da utilizzatore, quando si scarica funziona da generatore. Tuttavia continuiamo a chiamarlo passivo. Perché? Perché a differenza di un generatore ideale, l'energia che vi potrà erogare ha un limite. Questi oggetti vi potranno erogare quale energia? Solo quella che hanno assorbito in precedenza. Quando io erogo energia in questo intervallo, quanta energia erogo? Tra T1 e T2 l'energia erogata è 0 meno un mezzo, è già assorbita, scusatemi, 0 meno un mezzo LI4, cioè la U calcolata in T2 meno quella calcolata in T1. Quindi l'energia erogata sarà un mezzo LI4. Fine della storia. Dopo l'istante T2 questo oggetto non è più in grado di darvi nulla. Se invece avessimo un generatore ideale e lo tenessimo acceso per un tempo infinito, non ci sarebbe limite all'erogazione. Quindi la differenza tra questi bipoli è questa. Un vero bipolo attivo non ha limite all'erogazione. Questo in alcune situazioni si comporta come se fosse un attivo, cioè vi eroga un po' di energia, a patto che gliel'avete data prima. Perché se io parto da questa condizione qui, non c'è nessuna energia che possa erogare. Nell'istante zero, se la corrente è zero, la sua energia è zero. Quindi qualunque circuito andate a collegare non erogherà mai nulla. Cosa vi può erogare? Quello che gli avete dato. Se io facendo questo o facendo questo, è indifferente, l'ho portato a livello I, l'ho portato a questo livello di energia, gli ho dato questi joule, la differenza, e introduco un altro aggettivo, tra gli induttori e i resistori è che l'energia che date a questi signori si conserva
è a vostra disposizione e infatti in istanti successivi ve la può restituire intera. Tutto quello che gli date viene conservato, mentre nei resistori tutto quello che gli date viene dissipato. Quindi gli induttori sono elementi passivi per questa ragione e conservativi, mentre i resistori sono passivi e dissipativi. Cosa significa dissipativi? Significa che i joule che gli date si trasformano in un'altra forma di energia, non restano più disponibili nel circuito come energia elettrica, ma si trasformano in energia termica, energia luminosa, e quindi si dissipano dal nostro punto di vista. Invece tutti i joule che diamo a un induttore stanno lì, li carichiamo, sono elementi, come si dice, a memoria, e la memoria è proprio lo stato energetico che gli abbiamo fornito. Quando scriviamo un settore dell'hard disk, scriviamo un dato, gli stiamo dando energia magnetica, lo stiamo energizzando, gli stiamo dando una magnetizzazione. Immaginate che sia un induttore a cui diamo una corrente, un mezzo LI4. Dopodiché, se questo elemento è isolato, non è chiuso in un circuito dissipativo, quello stato energetico resterà fin tanto che non andremo a interrogare. E dallo stato di quell'elemento dinamico potremo associare un valore logico. Se è carico ci associeremo 1, se è scarico 0, viceversa. Ok? La logica, però, questa logica di storage, di conservazione di memoria, la potete attuare solo con questi elementi, perché questi dissipano tutto quello che gli date. Quindi, chiudendo sull'induttore, come si definisce quindi la passività in generale? Una definizione che vada bene per entrambi. Un bipolo è passivo quando non può erogare più dell'energia che gli è stata data. Questa è la definizione generale di passività, nella quale rientra anche il resistore, perché il resistore non incamera energia e quindi per definizione non può erogare nulla. Però è una definizione più ampia, letta sull'energia, ci dice: se tu non puoi erogare più energia di quanto ti ho dato, allora sei passivo, perché non stai producendo energia, stai semplicemente restituendo quello che ti è stato dato. Questo è il concetto banalizzato, se volete. Ovviamente il resistore non ne può incamerare, quindi vi dà zero e rientra in questa definizione generale. Chiudo presentandovi l'alter ego, vi presenterò solo i risultati, visto che la logica è esattamente la stessa, la potete seguire pari pari. Il cugino dell'induttore, quello che vi impone una caratteristica a ruoli invertiti, si chiama condensatore. Il condensatore ovviamente non ho specificato, vi ho presentato l'induttore lineare, in cui il legame è lineare, tempo invariante, perché anche l'induttore potrebbe avere un'induttanza variabile nel tempo. Quindi il bipolo che vi ho presentato è il bipolo induttore lineare tempo invariante. Il bipolo condensatore, anche qui lineare tempo invariante, fa esattamente la stessa cosa dell'induttore, ma a parte invertita, cioè lega una grandezza alla derivata di quell'altra. Il parametro stavolta che lo definisce la cosiddetta capacità elettrica, C, la capacità elettrica si misura in farad, F maiuscola, ed il legame in forma differenziale è I di T uguale C del V su DT. Se lo volete vedere in forma integrale,
come per il caso precedente, dovete integrare la corrente diviso C nell'intervallo T0T e conoscere il valore iniziale. Adesso, invertendo i ruoli di corrente e tensione, potete fare tutte le stesse valutazioni che abbiamo fatto nel caso dell'induttore. Quindi anche qui potete introdurre una funzione energia che istante per istante varrà un mezzo C V quadro. Quindi per il condensatore la variabile di stato è la tensione. Conoscete il livello di tensione su questo signore, conoscete il suo livello energetico, quanta energia gli è stata data. Stato iniziale, che cos'è? Ora, lo stato di questi elementi, abbiamo detto, è associato nell'induttore al livello di corrente, nel condensatore al livello di tensione. Caricate un condensatore, lo portate a un certo livello di tensione, lo staccate, quello diventa una memoria. Gli avete dato un mezzo CV quadro di joule di energia, stanno lì. Se il condensatore è ideale, non ha perdite, sta lì a disposizione. In realtà poi nei sistemi reali ci sono sempre delle perdite, quindi quando avete scritto un'informazione su un supporto magnetico, pensate di aver caricato un mezzo LI quadro ideale, se è ideale non si dissipa quell'energia, in realtà ci sono delle perdite interne, immaginate delle resistenze, per cui se andate a rivedere le videocassette dei vostri genitori, il segnale che esce fuori non è più quello che è stato registrato, perché c'è una costante di tempo con cui si dissipa questa energia. Se fosse ideale, una volta scritto un dato, resterebbe per sempre. In realtà, come vedremo, la presenza di elementi parassiti di perdita piano piano vi fa abbassare il livello di energia che avete conservato. A questa operazione si ovvia con quello che in informatica si chiama refresh dei dati. Il dato va letto e riscritto periodicamente, altrimenti piano piano si perde. Su questo torneremo se siete interessati. Allora, vi dicevo, nel condensatore la variabile di stato è la tensione. Se conoscete la tensione sapete a che livello di energia è stato portato il condensatore. Vi faccio osservare che c'è V quadro, così come nell'induttore c'è I quadro, quindi è irrilevante il segno della tensione. L'energia sarà il quadrato, quindi questa energia qui è intrinsecamente positiva. Ok? È la differenza di energia che può essere negativa. Questa è l'energia in un istante. Poi, se io da un istante a un altro istante diminuisco la tensione, la differenza sarà negativa. Quindi è il saldo di energia che può essere positivo o negativo. La funzione energia è positiva per definizione. L'ultima considerazione: quando dico che la tensione è una variabile di stato per un condensatore o la corrente è una variabile di stato per un induttore, significa pure dire che quando io voglio calcolarmi l'evoluzione di questo signore nel tempo, non solo devo sapere quanta corrente è stata iniettata dall'istante T0 all'istante T di interesse, ma devo anche dirvi: sì, ma quando ha iniziato a pompare corrente, il condensatore era carico o scarico? Condizione iniziale. Cioè io avrò risposte diverse se faccio partire il mio circuito in una condizione di riposo, oppure se quando inizio ad accendere le correnti in realtà il condensatore era ancora carico. Avrò una risposta diversa, ovviamente. Lo vedremo, non adesso ma verso fine mese. Questo è molto importante nelle cosiddette fasi transitorie, quando si accende o si spegne un circuito, perché è buona norma, quando resettate il decoder, il modem, quello che volete, Sky o Vasto e Bokeeper esso vi dice spegnete, aspettate 10 secondi e riaccendete. Che sono questi 10 secondi miracolosi? Perché devo aspettare
Perché, come vedremo, voi dovete dare il tempo agli elementi dinamici all'interno di scaricarsi completamente. Perché è buona norma che alla riaccensione dei circuiti il circuito veda tutti gli elementi a riposo e non parta già con dell'energia interna, perché vi farò vedere che se io innesco l'accensione su un circuito in cui qualche elemento dinamico non è ancora scarico, durante gli istanti iniziali io potrei avere delle sovratensioni o sovracorrenti, cioè la corrente della tensione potrebbe essere maggiore del valore che poi, su cui poi si porterà a lavorare, e questo potrebbe creare problemi di sicurezza degli apparati o di malfunzionamento. Quindi la buona norma è: quando si spegne non si riaccende istantaneamente, ma si aspetta un po', perché nei circuiti dove sono presenti questi elementi dinamici ci sono anche gli elementi dissipativi. Quindi cosa accade in quei secondi magici? Accade che i condensatori e gli induttori, una volta che avete rimosso l'alimentazione, diventano gli unici elementi in grado di fornire energia e quindi consumeranno questa energia sui resistori. Dovete dare il tempo di scaricarsi. Una volta che si è scaricato, il circuito è a riposo e potete in maniera sicura provvedere alla riaccensione.